Aspettando la moglie in macchina, aspettando la moglie in macchina, si muoverà non lo so, si muoverà non lo so, lei di solito è lenta in macchina. Ciao Stefano, saluta, saluta Birba, vi saluta anche il Birba. Amici, oggi video difficile e complicato, ragazzi, oggi video difficile e complicato, facciamo una chiacchierata perché qua la situazione non è bella, non è chiara, non è piacevole. Perché io le piacevo tanto, mi sente tutto il condominio, quindi chiudiamo almeno il finestrino, perché sennò tutto il condominio, come ballo, tutto il condominio qua dice: ma chi è sto pazzo che parla, pazzo pazzo? Tra l'altro qua abita Oppini, o lui o la sua fidanzata qua di fianco. Qualche giorno riuscirò a parlarci, prima o poi lo saluto, se mi segue lo saluto. Allora ragazzuoli, qua devo fare un discorso complicato che so che a molti non piacerà. A molti non piacerà. Allora, noi adesso ovviamente si parla di Ibra, si parla di sto casino. In realtà noi domani giochiamo una partita importante per arrivare in Europa League. Ma voi sapete che chi mi segue, chi segue il mio canale, i miei utenti top di gamma, sanno meglio di me che a me non me ne frega niente. Cioè, è brutto dirlo così, però a me dal secondo posto in giù non me ne frega niente, hanno tutti perso. Cioè a me di star lì con l'ansia per arrivare quinti, a me non me ne frega niente. Sì, va bene, ovvio che ci serve arrivare quinti, perché almeno l'anno prossimo faremo l'Europa League, cosa fondamentale per me, perché io voglio andarla a vincere l'Europa League. Ma a me di arrivare per il bilancio, a me non me ne frega niente, zero totale, zero. Zero. Perché tanto poi è molto più importante saperli spendere i soldi più che guardare il bilancio. Perché se tu mi mandi via un Ibra gratis e mi vai a prendere a 30, a 40 milioni vari Schick, Vlahovic, Jovic e tutto, perché balla così? E tutta sta gente che a me non serve, non mi frega niente. Io tu con Schick, Jovic, Vlahovic, Gajic e quella gente lì, tu non arrivi nemmeno quarto. Non arrivi nemmeno quarto. Te lo dico oggi, non c'è bisogno che aspetto l'anno prossimo e mi faccio sangue amaro un anno. E sarà così, ragazzi. Il problema è che sarà così. Ovviamente ad oggi ancora non sappiamo niente. L'intervista di Ibra è di 20 giorni fa. Quindi non facciamoci la testa adesso per nulla. Amore, mi devi tenere qua, sono a balla, non riesco a fare il video. No, qua devi tenere, questo qua. Saluta. Ciao. Questo devi tenere, questo qua. Stavo dicendo, a me non interessa giocare l'anno prossimo con Jovic, Gajic, Schick e Vlahovic, perché ci vuole un attaccante da 20 gol. Sono d'accordo con chi mi dice, chi mi dice che sto male pensando a te. Come canto io, amore? Dillo nel pubblico. Come canti? Che faccia che ha fatto? Oh. Mettilo bene. Questo coso fa, scusa, che fa un po' schifo questo coso qua, eh? E quindi cambiamo macchina. Vuoi la macchina nuova per te? Sì, sì. Se avete una macchina nuova per mia moglie gratis, ditemelo, che però mi ha detto che non c'è gratis, quindi mi spiaccio. Mi dispiace, non c'è. Sì, comunque, formaggio gratis sono nel trappo. Esatto, vedi? Non me l'hanno detto però quando mi sono sposato, però ormai mi hanno fregato. Comunque, non mi distrarre, che sto parlando di mille. Sto facendo un discorso serio oggi. Va bene, serio. Non rido. Bravo. Stavo dicendo che quindi, ragazzuoli, aspettiamo, perché poi è anche facile che noi ci facciamo la testa di qua, di là, di su e di giù, e poi magari le cose non vanno così. Quindi adesso pensiamo domani, che è una partita difficile, tra l'altro, contro Gattuso, Catenacciaro. Già mi ammazzano chi mi sente. No, in realtà con Napoli sta giocando bene, ragazzi. Strano ma vero. Infatti ho chiesto anche scusa, perché con Napoli sta giocando bene. E cerchiamo di arrivare in Europa League per vincerla, però, l'Europa League. Quest'anno l'unico obiettivo dei cugini di campagna qual è? L'Europa League. Perché no, a noi ci fa schifo l'Europa League, noi andiamo in Champions, voi la Champions non la giocate, capito? Fate figuracce ai gironi, meglio vincere l'Europa League che fare le figuracce ai gironi, o no? Per quello io, a me non interessa arrivare quarto per andare a fare una figuraccia ai gironi, che poi vabbè, noi abbiamo un DNA diverso, non faremo figuracce come loro. Non faremo figuracce come loro,
ma preferisco fare l'Europa League e giocarmela, non fare le figuracce pure in Europa League come abbiamo fatto con l'Olympiacos, eccetera. Quindi voglio arrivare in Europa League tranquillo, senza fare nemmeno i preliminari, che poi non si sa mai come finiscono questi preliminari. Superiamo la Roma e poi vediamo per l'anno prossimo. Io ve lo dico già oggi: se non rinnovi Ibra, ecco cosa stavo dicendo, io sono d'accordo per non deve comandare Ibra, bla 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 bla, va bene, mi sta anche bene, per me non deve comandare nessuno, a me sta, già sta sul cavolo CR7 che non lo puoi sostituire, figuriamoci. Quindi sono d'accordo su questo, però se tu non rinnovi Ibra gratis, non mi invita a parlare di stipendio perché è gratis, noi quei soldi di stipendio li diamo a un inutile come Gazzidis, giusto per capirci, quindi è gratis, Ibra è gratis, devi prendermi un attaccante da 20 gol, non un Vlahovic, non un Jovic, non un Schick, un attaccante da 20 gol, affermato, e di fianco gli metti Jovic, Schick, Vlahovic, Rebic e quant'altro, ma come prima punta devi avere un attaccante da 20 gol, perché se no non ci arrivi nemmeno quarto, te lo dico oggi, e ribadisco un altro concetto importante. Con l'Atalanta, per quelli che mi dicono noi dobbiamo fare il progetto Atalanta, che no, io non voglio essere l'Atalanta, gli auguro il meglio di vincere la Champions, ma io non voglio essere l'Atalanta, io voglio essere Real Madrid, non voglio essere l'Atalanta, mettetevelo nella testa, noi siamo il Milan, non siamo l'Atalanta, dobbiamo paragonarci al Real Madrid, non all'Atalanta, il Real Madrid non fa progetto giovani, ok? E tu mi dirai, ma Real Madrid ha 500 milioni di sponsorizzazioni e 800 milioni di... Anche io vorrei questo. Anche te vuoi Real Madrid? Vedi, anche mia moglie non è top di gamma. Ci vuole Arnaud. 800 milioni di sponsor, quanto fa Real Madrid? C'ha debiti su debiti, però c'ha tipo tantissimi sponsor. E come si fanno gli sponsor? Amore, come si fanno gli sponsor? Te lo dico io o me lo dici tu? Te lo dico io. Con i campioni. Comprando i campioni, tra l'altro gratis, perché se tu spendi 6 milioni di ingaggio per Ibra, porti più sponsor che spendere 40 milioni, 30 milioni per Schick, più almeno 3 di ingaggio glieli devi dare, 2 di ingaggio glieli devi dare, quindi alla fine spendi di meno e fai più sponsor. Se tu prendi un Cavani invece che prendere un Jovic, fai più sponsor. E noi dobbiamo alzare gli sponsor, dobbiamo alzare il livello degli sponsor, lo alzi con i campioni, non lo alzi col progetto giovani, perché gli sponsor del progetto giovani non gliene frega niente, il progetto giovani serve solo esclusivamente perché poi li puoi rivendere, e siccome hanno, e quindi vanno bene i giovani come mix, ma che bella Tesla che c'è, come mix, quindi tu prendi qualche campione e un po' di giovani per correre, per ottenere risultati, ma non solo giovani e poi ti tieni pochi altri. Tanto continua a sentire sta storia di Milenkovic, non ci serve, abbiamo Super Simon, anche lì altri soldi spesi per niente, quindi spendiamoli bene i soldi invece di spenderli a caso. Adesso testa Napoli, la formazione è inutile che ve la dico, già la sapete, non lo so se farà un po' di turnover Pioli, secondo me no, perché col Napoli che turnover devi fare, con Napoli devono giocare i migliori e basta. Tanto non ho portato la mascherina, mi sa, sì, c'ho questa qua. Oh, basta anche questa storia della mascherina, che oggi si ricominciano i calcetti. Tra l'altro oggi, perché è di Milano, sono al TCB a giocare alle 17. Giocare poi, cammino, perché non gioco da 5 mesi, quindi al massimo cammino. Se cammino vuol dire che già ho fatto tanto. Quindi per chi vuole venire al TCB, io vado e mi trovo là. Se viene Zlatan Ibrahimovic lo faccio giocare, se no gli altri non giocano perché siamo già al completo. Va bene ragazzuoli, vi saluti, andiamo a fare colazione. More, vuoi salutare anche tu? Birba, vuoi salutare anche tu? No. Birba, vuoi salutare con un Forza Milan? Vuoi salutare con un Forza Milan? Ha detto Birba che lui, oltre Ibra, vuole anche Shevchenko, anche a 50 anni va bene, piuttosto che prendere Schick e Vlahovic, vero Birba? Giochi tu, se no prendiamo mio figlio, giovane promessa, sei pronto? Destro sinistro ce l'ha, provati già, quindi può giocare lui, vero? Va bene. Ce l'hai anche tu destro? Tanto destro e sinistri ucraini. E adesso col calcio femminile potresti giocare. Io ragazzi, io il calcio femminile proprio non ce la posso fare per niente proprio. Va bene. Birba, vuoi dare un zio? Dai zio. Amore. Dai zio vuol dire dammi un bacio in russo, per chi non lo sa. Vabbè ragazzi, vi saluto. Ci vediamo dopo, sperando in una bella partita dell'Atalanta.
e ci vediamo stasera. Ciao ragazzi, ciao.